radicale. Perfetto. È importante che sia in superficie perché le radici devono stare ben esposte. Perfetto. Se con le lavorazioni non facciamo sì che le radici vanno in profondità, trovano un ambiente ostile per loro. Quindi le lavorazioni dobbiamo un po' dimenticarle. Perché? Perché assolutamente non c'è bisogno col concetto, vecchio concetto, dobbiamo lavorare il terreno per areggiarlo. No, il terreno si... E tra l'altro è un brutto concetto questo, perché noi abbiamo una illusione che sia lavorato. È lavorato fin dove lavora l'organo di lavorazione, di movimento, dopodiché si crea la cosiddetta suola e da questo punto in poi abbiamo il nostro apparato radicale. L'apparato radicale in quella struttura marmorea non riceve il giusto ossigeno per lavorare. Quindi perfetto, abbiamo una situazione di radici che non lavorano, non sono efficienti. Quindi dimentichiamo la nostra fresa, trasformiamola in una trincia per cui tutta l'erba infestante va gestita con una trinciatura. Tra l'altro restituiamo anche sostanza a catena, organica. Quella che catena ho visto è, che una, faccio, è sicuramente un esempio perché comunque non ha bisogno di tanta potenza, ma tutte le vanno bene. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare che oltre ad apportare sostanza organica con la trinciatura dell'erba, lo possiamo fare anche col materiale di risulta. Quindi tutta questa idea di prendere sostanza organica da fuori, portarla, magari l'etame va benissimo, ma deve essere di ottima qualità, altrimenti non conviene. Ora, un'altra cosa dobbiamo considerare, che affinché si possano sviluppare le radici, in modo anche trasversale, oltre a quelle longitudinali, si sviluppano perché noi abbiamo un tubo con tanti gocciolatori, quindi è sicuro che la radice si sviluppa in questo senso. Quello che dobbiamo fare invece è cercare di darle una distribuzione laterale, quindi gradualmente l'ala gocciolante deve essere allontanata. Di quanto? Perfetto. Possiamo fare primo step a 20 cm, secondo a 35, terzo 60 per arrivare addirittura a 70, ma manteniamoci a 60. È chiaro che se arriviamo a 60 da una parte dobbiamo arrivare a 60 anche dall'altra. Quindi questo ci consentirà uniforme di fare un fascio di radici In rete proprio di capillari che stanno in superficie. È chiaro che questa è una situazione che si può fare qui. Quello che purtroppo non possiamo più fare, a cui dobbiamo rinunciare, ma che andrebbe fatto qualora facessimo un altro impianto, è creare una piccola o grande depressione, a seconda un po' della pianta, del terreno, nella parte centrale. Se la parte centrale è più bassa, non facciamo altro che ritirare o richiamare l'umidità. Quindi questo ci dà la possibilità di avere un ambiente sempre non asciutto, perché qualcuno quando pensa asciutto dice ma la pianta mi secca. No, dove si crea un giusto equilibrio tra umidità e aria. Per il discorso di cui prima. Come si suol dire, se le metto un attimino sull'abbavuglio, diciamo, rialzare un bel terreno. Diciamo che il vecchio concetto perfetto di bao, la baule, che esatto, è una trapezoidale, ho visto è stato sostituito da un doppio piano inclinato, quindi inclinato qua a doppia rampa. Quanto alto? Beh, questo dipende dalla tessitura dei terreni. Più i terreni sono pesanti, asfizi, argillosi, più questo delta deve essere alto, quindi parliamo di 35-40-45 centimetri. Perfetto. Più il terreno è di natura sabbiosa, quindi sciolti, i cosiddetti terreni sciolti, più noi possiamo addirittura sufficientemente lavorare su 20 cm, 15 cm, un'inclinazione, ma sempre va fatta, anche perché creiamo maggiore superficie di esposizione sempre a quel famoso fascio di radici che sono in superficie. Quindi sono tutta una serie di cose che stiamo snocciolando. Si può ancora fare con dei lavori piuttosto impegnativi, che sono quelli di scavare al centro e di addirittura togliere la terra e portarla da un'altra parte. Il che con la roda fosse costerebbe tantissimo. O con lo scavatore, dite, dottor? Con qualunque cosa che mi consente di creare una depressione. Profondità, più o meno? E a questo punto bastano anche 25 cm per 30. Allora, una roda fosse... Il problema è che se noi quella terra dobbiamo togliere. La dobbiamo... Rischiamo di andare a soffocare. È un lavoro consistente. È un lavoro consistente anche molto. Il prossimo impianto, cerchiamo di stare più. Perfetto. Un'altra cosa, se noi usiamo la trincia, sicuramente possiamo lavorare fino a un certo punto, dopodiché c'è la cosiddetta fascia lungo la fila che non viene gestita. Non viene gestita dalla trincia, quindi dobbiamo ricorrere o al diserbo, cercando di nella prima fase stare attenti a non intossicare la pianta, diciamo a creare dei problemi di fitotossicità, oppure creiamo una fascia protetta dal telo pacciamante. Attenzione, in questo caso mai teli pacciamanti impermeabili, ma teli pacciamanti che siano traspiranti, quindi quelli che usiamo ad esempio nei vivai per costituire tipo retina, diciamo. Una retina fatta apposta, un telo antialghe, proprio perfetto per pavimentazione di... Perfetto. Basta una fascia di un metro che poi andandola a ricoprire si ridurrà 20-30 cm, ma è che è indispensabile per far imbracare, che è la circonferenza delle radici. Esatto, ho capito. Va a creare una situazione perfetto di
E nello stesso tempo non riusciamo a gestire anche le erbe che nascono, si sviluppano lungo la linea. E quindi a questo punto, essendo traspirante, io non consiglio mai di mettere la gocciolante sotto, ma sopra. Poi col tempo potremo addirittura mettere le due che abbiamo detto distanziate, quindi altre due oltre a quello centrale, perché lo si può fare con una semplice macchina che la immette. Quindi in un solo passaggio ci facciamo l'impianto. Sono macchine che si trovano facilmente, le possiamo prendere in tutto. Questa è gestione del terreno, gestione dell'acqua, gestione della nutrizione, ma quello non entriamo in merito, quindi gestione delle infestanti. Passiamo al discorso più importante per il cachi, che è la gestione della chioma. Allora, intanto cominciamo a capire il cachi cos'è, come si sviluppa. Noi vediamo una pianta dove c'è un misto di tentativi di formare dei rami vigorosi, che poi nel momento in cui per una serie di stress e di condizioni non favorevoli la pianta non le ha più, come dire, alimentate, e quindi sono diventati degli ottimi rami robusti che poi sono a frutto. Quindi se noi dovessimo parlare qual è il ramo ideale che deve, la pianta di cachi deve avere per produrre, è questo. Perché ideale? Perché è un ramo robusto, ricco di gemme a fiore, e la gemma a fiore la riusciamo a capire, così vediamo la punta, perché è tonda, ecco, e c'ha quasi... si vede già che, diciamo, è sul femminile. Invece se dovessimo andare a scoprire una gemma a legno, per esempio questa, che non è differenziata, è a punta. Quindi mentre le femminili sono tonde, le maschili sono a punta. Che significa maschili? Significa che questa darà origine a un germoglio che a sua volta poi diventerà femminile. Questa darà direttamente origine a un tralcio, dal cui tralcio si formeranno i fiori. Ok. Perché ideale? Perché è ben strutturato, è giovane, quindi produrrà un frutto di qualità. Un altro ramo femminile è quello che nasce, diciamo quello più sfigato, che nasce dallo sviluppo di quello che è un ramo vigoroso, che non è stato interrotto, l'anno successivo ti mette a fare formazioni fruttifere. Ora, queste sono formazioni fruttifere del tutto inutili, perché non produrranno mai un frutto di qualità. Il cachi è una bella pianta, produce tanto, ma noi non dobbiamo produrre tanto, noi dobbiamo produrre innanzitutto qualità. Quindi questi non devono svilupparsi, o se si devono sviluppare sempre in pochi quantitativi. Allora, mentre la pianta naturalmente è portata a sviluppare queste formazioni fruttifere, noi dobbiamo invece sviluppare queste formazioni fruttifere, queste, ok? Per svilupparle l'unico modo è indurle e quindi stimolarle. Affinché si possano sviluppare queste formazioni, che sono addirittura rigenerabili, queste invece una volta prodotte dopo un anno seccano, e quindi abbiamo l'effetto che il ramo si spoglia completamente. Per vedere che c'è stato qualche ramo che si è spogliato, basta che ci trasferiamo su questo dove c'è stato più sviluppo e notiamo in effetti che il ramo comincia a spogliarsi. Cioè, che cosa è successo? Le ramificazioni a frutto le abbiamo portate a più di 2,5 metri e sotto abbiamo una pianta che non produce. Ora, nella logica della moderna frutticoltura, questo è un nemico, è un sistema nemico. Perché? Perché l'agricoltore investe, però di fatto ha dei frutti probabilmente a quell'altezza, qui non ha niente, e ha quella che noi non vogliamo in frutticoltura, la massa legnosa. È una parte della pianta che è fatta di legno, che assorbe ma non produce, perché nessuno mai potrebbe pensare che qua si formerebbe un cachi. Probabilmente si forma, ma è un cachi che... Invece i cachi buoni, guarda caso, li avremo in questa zona dove ci sono rami. Ora, se tu fossi riuscito con una diavoleria tua, non mi interessa quale, a far fare 200 di questi, io ti direi che sei un buon podatore. Questo è il discorso. Non è adesso che uno impara a fare il podatore perché impara uno schema, no, impara perché impara un concetto che ci porta al risultato. Ora, se io dovessi paragonare questa pianta con quella è leggermente più efficiente, perché sei riuscito, involontariamente o involontariamente, ad avere più rami di questo tipo. Vedi? Quando ce ne sono tanti. Ecco, questi sono i miei alleati. Questi sono i miei alleati, questo è il mio alleato, questo è un problema perché sono strutture che non producono. Quindi dobbiamo imparare nella nostra potatura a stimolare questo. In che modo? Provocando la pianta con degli input e alimentandola affinché possa sviluppare queste cose su una macchina efficiente. Quindi tutto quello che ho detto prima serve. Attenzione, che è vero che io posso fare tutta la potatura e nutrizione che voglio, ma se ho un sistema non efficiente, poi fatto di fresature, sistema cattivo di distribuzione, cioè tutto questo non funziona. Se noi andiamo a osservare questa pianta, di fatto riusciamo anche così, senza essere tanto esperti, a capire
come andare a suscitare la produzione di questi rami. Questi rami sono quelli che spesso il potatore non vuole vedere, sono rami vigorosi che vengono definiti succhioni. Il succhione è un ramo che ha tutt'altra intenzione che produrre frutto, ma creare massa. Questo in passato era un succhione, quindi un ramo vigoroso, mai interrotto, che ha sviluppato nel momento in cui interrompe la corsa, guarda caso, in punta, che cosa stimola? Formazioni fruttifere. Quindi tutto ciò che è vigoroso, nel momento in cui perde la vigoria, va verso la formazione fruttifera. Allora, se noi abbiamo capito questo, abbiamo capito un concetto molto importante. Per cui nel momento in cui intanto facciamo un taglio, cosa succede? Il taglio è una promessa di ripartenza, non è un momento drammatico, lo è per chi non ha capito la potatura, ma è una promessa di ripartenza. Perché? E non è un momento drammatico, perché dobbiamo toglierci dalla testa il taglio raso. Il taglio raso è un momento drammatico, è una morte della pianta, è una morte dell'imprenditore. Invece la speronatura di 25-30 cm è una promessa di ripartenza, esatto, come ci continueranno a sfottere. Ironicamente, noi siamo, sì. Noi siamo forti a questo punto. Quindi se fatta nel periodo giusto, cioè all'inizio della ripresa vegetativa, non adesso, cioè noi dobbiamo drasticamente intervenire sulla pianta quando la pianta è all'inizio, per cui nel momento in cui noi facciamo questi tagli, con la grande forza tutto ciò che taglio speronato diventa poi ramificazione, guarda caso, tutta vigorosa. Quindi noi con un solo gesto abbiamo eliminato tutto ciò che non ci serve e cerchiamo di riportare la vigoria verso il basso. Ora dobbiamo imparare molto da questo. Con questo sistema tu fai una panoramica e lo vedi, che sì, è fortemente sofferente. Quelle che erano le tue ramificazioni vigorose, succhioni, si sono trasformate in qualcosa che ha frutto. Quindi tu hai ottenuto quello che noi adesso andremo a fare con la potatura in modo naturale. Dove invece non hai avuto sofferenza, ecco, hai ottenuto quello che noi non vogliamo, il succhione che diventa prepotente senza che possa andare a frutto. Allora, come ottenere da questa prepotente un qualcosa che sia simile a questa, a questa, a questa o a questa? Perché, ecco, nel momento in cui farai centinaia di questa roba, tu diventerai un ottimo produttore di cachi. Questo, guardate la differenza, quando rivedrai il video, non so se lo fare da solo, in compagnia. Ecco, guarda, sono tutte e due femmine, però questa è una bella donna con delle grandi possibilità, femmina. Questa purtroppo potrà fare poco, allora noi dobbiamo puntare su questa. Okay. Certo. Allora c'è un sistema che è anche bizzarro e curioso, è che noi abbiamo la possibilità di trasformare in qualcosa che invece è sul femminile, cioè quella che è l'interruzione che tu hai ottenuto per una cattiva gestione, possiamo farla naturalmente. Quindi quando abbiamo stimolato, grazie alla nostra capacità, una serie di rami vigorosi, noi durante il periodo estivo, attraverso degli interventi che sono continui e costanti di castrazione, quindi evitare che la pianta possa o il ramo possa riprendersi, noi andiamo a interrompere questo flusso. Quindi quello che è l'effetto di averlo in punta perché è stanco della corsa, lo abbiamo praticamente alla base. Quindi abbiamo trasformato quello che è un ramo vigoroso in qualcosa che ha frutto. Cioè, ma perché ce l'hai tanto su questi? Perché questi qua non possono essere? Perché se fossero vigorosi molto creerebbero massa legnosa e l'effetto dopo un anno sarebbe questo. Io non devo creare massa legnosa, io devo creare strutture che nello stesso dopo un anno devono andare a frutto e non in punta, ma giù. Perfetto. Okay? Questa è un po' la filosofia, poi sì, con la pratica diventeremo sempre più esperti. Perché questo è un elemento che a noi interessa? Perché c'ha 3-4 aspetti importanti. Il primo è l'aspetto che, grazie al fatto che è un corto, non si verifica questo. Che è un problema nel cachi. Significa che se non fai questa cosa dovrai mettere chilometri di filo. Primo. Secondo aspetto, nel momento in cui tagli su un ramo di questi che è molto vigoroso, hai il miglior frutto di qualità. L'altro aspetto, che siccome l'hai accorciato non più di 25-30 cm sei andato, attraverso una ripresa vegetativa dell'anno successivo tu le puoi sfruttare per 2 anni. Non più di 2 anni, perché abbiamo visto qual è l'effetto. Qual è l'altra cosa più importante? Che nel momento in cui l'hai sfruttato per 2 anni senza mettere filo e senza niente, andiamo a scoprire un'altra cosa importante, che sono le gemme neutre. Abbiamo parlato di gemme maschili, gemme femminili, poi ci sono quelle inespresse. Quelle inespresse stanno sempre alla base. Questo nel momento in cui poi nella potatura verde, dopo 2-3 anni, vai a eseguire una monconatura di questo che è stato per 2 anni il tuo a frutto, diventa nuovamente
ramo germogliante che rientra nel ciclo della castrazione. Quindi hai ottenuto una perfetta macchina da guerra che ti dà la possibilità, in spazi molto limitati, in altezze molto limitate, di ottenere non grossi quantitativi. Noi puntiamo a fare 100-150 frutti, ma di 500 grammi. Quindi questo sta a significare che faremo su una pianta con le sue dimensioni fino a 50 kg. Dov'è un altro aspetto? Certamente non saremo così sciocchi da perdere tutto questo terreno. Perché io a questo punto sfiderei chiunque, nel momento in cui facciamo le speronature, ecco, a dire, beh, allora questa pianta che è così piccola, però mi produce tanto, potrà fruttare sicuramente, grazie a una gestione di tutto, vedi il video all'inizio, può tranquillamente averne un'altra compagna a fianco qui. Quindi se questa l'hai messa a 4 metri, io le piante le posso mettere a 2 metri o anche meno. E se questo l'ho messo a 5 metri, io le posso mettere a 4. Quindi nel momento in cui io faccio un 4x2, è un impianto straordinario, perché significa 4x2, significa più di 1000 piante per ettaro, per cui i miei anche 100 frutti diventano 35 kg, significa 350 quintali e di pezzatura grossa. Quindi io, il mio obiettivo è sempre quello di sfruttare, raccorciare e alla fine eventualmente ritornare con le mie speronature, perché dalla speronatura la mia macchina riparte. Ecco, questa è in sostanza la cosa, poi faremo anche delle giornate, degli incontri più mirati. Allora, purtroppo devo darti una notizia non buonissima: la potatura che noi andremo a fare a febbraio sarà questa, perché o tu hai il coraggio di ripartire da capo mettendo un'altra pianta qui, o se no purtroppo questo impianto è destinato a non fare e ad avere successo.